bellissimo, no? Guarda la natura che cose belle che fa, induce a godere e avere il piacere di vivere, no? Invece c'è gente che trova la maniera di stare male e pensare anche male, no? Mi viene in mente questo dopo aver sentito dei commenti sul giudizio che è stato appena emesso dalla Corte di Cassazione nei confronti di Berlusconi, dove ci sono gli anti-berlusconiani che stappano lo champagne, no? Questa gente qui gode di queste cose, però è veramente gente di basso profilo, no? Uno può anche non piacere, però arrivare a questo punto di odiare una persona che in fin dei conti forse nei loro confronti non ha fatto niente di male. Io non voglio fare l'avvocato difensore perché mi è già abbastanza Berlusconi, però una piccola analisi su questo fatto mi viene in mente di fare, no? Qui abbiamo avuto la condanna di una persona che ha versato al fisco, ho sentito, 9 miliardi di euro, forse adesso non ha più tutte queste imprese, comunque è stato il primo contribuente italiano. E su una cifra del genere si è andato a fare le pulci su un ammanco probabile di, ho sentito, 3 milioni, che è tanto 3 milioni, ma in proporzione a tutto l'apparato è una bazzecola, cifre che in altri casi per altri personaggi anche famosi sono state perdonate, condonate, non si è arrivato comunque ad una sentenza di condanna penale. Allora si deve pensare che effettivamente c'è forse un accanimento, anche senza il forse, verso la persona, perché questi che ce l'hanno tanto con il Berlusconi debbono capire che c'è qualcuno cui dà noia, e questo qualcuno sono i poteri forti. Lui, avendo il consenso popolare, si mette di traverso e toglie gli spazi, allora va colpito, e si colpisce col sistema stalinista, magistratura ed informazione. Per cui televisione e giornali al servizio di questi potenti non danno mai le giuste informazioni. La magistratura in parte ovviamente al servizio di queste caste fa la sua parte. Hanno una potenza enorme, possono fare quello che vogliono e interpretare quel groviglio di leggi italiane che sappiamo benissimo possono essere interpretate, si interpretano per il nemico in modo da poterle aggiustare. Quindi voglio dire, forse noi non possiamo neanche entrare nel merito perché ci sono gli avvocati, ma avere anche la capacità di dimostrare una certa verità non conta nulla. Quando la persona si deve colpire, va colpita. Ora, che cosa succede? Che però non si sono mica tolti di torno il personaggio, perché è un duro, è uno che si rinforza e quindi se lo troveranno ancora. Debbono però fare attenzione, perché noi adesso siamo, oggi è il 2 di agosto, e diciamo il mondo proprio tranquillo non è, ma comunque ci sono le vacanze eccetera. Questo autunno e questo inverno ci sarà qualcuno in più che starà male. I governanti che abbiamo hanno dimostrato di non volere sistemare le cose che non vanno, che permettono alla gente di poter vivere in modo sereno. Pensano soltanto loro, difatti le cose che dovevano fare dopo 7-8 mesi non le hanno fatte, non hanno ridotto le spese, non permettono ancora alle aziende di fuggire e non fanno nulla in sostanza di quello che avrebbero dovuto fare. Per cui si inasprirà ancora il problema sociale. Bisogna che cerchino di evitare di arrivare al punto di rottura, perché sennò questi
figli di grandissimi puttane, no, perché sono figli di grandissimi puttane, sono dei delinquenti, dei criminali. Parlo di una buona parte di magistrati, giornalisti e politici. Troveranno poi duro loro, perché quando il popolo si sveglia, lì partono le teste. Io non è che voglio dire bisogna arrivare a questo, speriamo di no, però questi che sono dei criminali sì, perché non sono i Berlusconi i criminali, gente che dà lavoro a 54.000 o 56.000 famiglie, non sono questi i criminali, sono loro, perché permettono di mantenere una situazione di disagio nel sociale, dove ci sono i suicidi, dove ci sono i giovani che non hanno più il futuro. Allora loro sono i criminali, perché loro hanno la possibilità di cambiare le cose. Purtroppo, come dicevo prima, ci sono questi imbecilli che per motivi di ideologie politiche, ma ce n'è dappertutto, di qua e di là, pensano soltanto al nemico e non pensano di non dare più il consenso ai loro aguzzini. E quindi finché ci sarà questa situazione, non ne usciamo, bisogna svegliarsi un attimino. Molta gente veramente è convinta, purtroppo, di quello che pensa. Dovrebbe abituarsi a usare le tecnologie moderne, cioè il computer, andare su internet, su Facebook, dove ci sono delle persone che dicono le cose che non dicono i media. Non è che tutti possono sempre avere la verità intatta, ma perlomeno informati, controlla. Vai, poi dopo vedi dove sta la verità, dove sta la ragione, chi ha ragione, perché succede questo, perché succede quello. Bisogna informarsi. Noi che siamo, diciamo, l'ultima ruota del carro e cerchiamo di risvegliare un po' le coscienze, non abbiamo spazi, però le cose le diciamo senza paura, perché quando io devo dire a una certa parte di casta che sono dei criminali delinquenti, lo dico. Io sono in condizioni di poter affrontare qualsiasi cosa, perché mi sono messo in una posizione che sono inattaccabile. Io sono più forte della legge. A me, per farmi stare zitto, devono ammazzarmi, tanto a me non c'hanno niente da prendere. Quindi posso dire quello che voglio. Io non sono Berlusconi. Andate a prendere in culo.